Abbiamo fatto oggi questo incontro ed è stato un incontro di grande soddisfazione, nel senso che abbiamo presentato quelli che sono i prossimi passi, quelle che sono le modalità attraverso le quali arrivare all'applicazione dell'autonomia, e abbiamo riscontrato un grandissimo sostegno da parte di tutti i presenti, tranne di due organizzazioni che hanno sottoscritto la richiesta di referendum, ma va benissimo che vadano in quella direzione. Quello che mi sono permesso di dire è che non è che il referendum si faccia così facendo contro la legge Calderoli, che è una legge di carattere procedurale, ma si fa indirettamente contro il contenuto della Costituzione. Quindi che abbiano coraggio di dire che quella parte della Costituzione non va bene. Ma a parte quello, io devo dire che tutti i nostri rappresentanti della nostra associazione di categoria, tutti i rappresentanti delle cooperative, tutti quanti si sono dichiarati favorevoli, disponibili a discutere, a confrontarci per trovare la strada giusta.